Allora, qua c'è Frank che ha appena staccato il nostro frigo perché oggi lo riparerà. Oh, wow, 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 wow. Tutto? Beh, era un po' in mezzo. Sai che uno degli tecnici l'ultima volta che è venuto si è inciampato su questo frigo, stava per cristare contro quella parete. Ah, però ha chiesto scusa. È vero, ha chiesto scusa. Niente. Ma il frigo? Viene un bomber. E il nastro telato è assurdo. Che bomba che devi mettere un sifone in bagno? Però va solo quello. Sì, però è bello. Sono confuso. Ah, niente. No, stavamo parlando di trucchi di magia. Succedere una cosa che non sai. Vai, fammi vedere. Cos'è? La bomba. La bomba, esatto, è la bomba. Che c***o è la bomba? Ma mi devo spostare. Ma anch'io ho paura, ma dove l'hai imparata? A scuola, ovviamente. Aspetta che non ha bombato. Sa che non ha bombato. No, 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 un attimo, un attimo. Ho capito, forse era questo. Sì. Vabbè, facciamo così. Dai. Vabbè, grazie mille, amici. Andiamo a fare la scheda. Allora, vi facciamo vedere come creiamo alcune schede di Space Valley. Questa è una molto classica, diciamo. Uno deve stare qua dentro e deve togliere uno a uno tutte le macchinette che vedi sopra il tavolo. Così poi dopo faremo l'effetto che poppano. Molto semplice, però alla fine è una roba che funziona e che facciamo da anni. Non abbiamo mai fatto che poppano. Ah, non abbiamo mai fatto abbiamo che poppano. Abbiamo sempre fatto con le mani che entrano. Questa è una nuova tecnica. La fate senza mani. Una prima volta. Niente, e ora intrattenimento puro. Dimmi quando andare. Vai. Guarda che tensione. Vai. Potrei mandarla a puttana un momento all'altro. No, ma com'è possibile? Ce l'ha fatto, ce l'ha fatta. Ormai l'ho fatto 40 volte, non va più. Vabbè, aspetta, Pingu, ti dico io quando entrare, vai. Pronto? Sei pronto, Pingu? Vai. Corri adesso. Corri adesso. No, adesso, corri in piedi. Non funziona niente, Pingu. Vai. Vado. Va più. Yes! Che brutta figura. Sta bravo. Ce l'hai fatto. Praticamente Nelson ha scoperto un gioco con le coppie. Tra chi si dovrebbe conoscere bene e pensarlo uguale, diciamo, in certi sensi. Prendete un'app dove colori disegni molto semplici, cliccando la zona e colora tutto, no? E dovete... quello non è conoscere una persona. Ah, sì. Facciamo io e te, scegliamo lo stesso disegno e in contemporanea lo coloriamo e vediamo quanto ci immaginiamo diverso il colore di quella cosa che dovrebbe avere dei colori abbastanza standard. Ma allora proviamo ora. Devi scaricarlo. Vai, scegli un disegno. Dovete Abbiamo scelto un divano con una lampada. Siete due menti opposte comunque. Ci siamo. Abbiamo finito i disegni, siamo pronti a rotearli verso di voi prima di guardarli noi stessi. 3, 2, 1. Assurdo. Siete completamente opposti. Ma che c***o? Sì. Più bello. Vabbè, ok, ma non pensavo fosse una gara di il più bello. Eh beh. Ah, dai, te non hai giocato seriamente. Ho giocato seriamente, cosa devo fare? No, al trombagaglio. Dai, trollato. Ma tu no, come si sta col termo acceso? Ah, ecco perché stavo così bene. Madonna, che puzza. Schifo. Hai spruzzato? No, non ancora. Da 1 a 10 stai un minuto intero nel bagno, dove ho appena defecato. Dai. Da 1 a 50. 3, 2, 1, 32. Vabbè, parti dopo 20 anni. Nick, ah. Da 1 a 5 stai 5 secondi nel bagno dove ho defecato. Va bene. 3, 2, 1, 3. Frank, da 1 a 10. No, non gioco. Beh, raga, cioè si caga. Apri le finestre. Antichi, non è che sono stato io a inventare la carta. Ma non si fa così tanta puzza. Ma certo che si fa così tanta puzza, soprattutto se si mangiano verdure. Casa tua hai due bagni, vero? Sì. Ho scoperto una cosa assurda. Certo, dimmi tutto. Io ho un frullatore simile a questo a casa. Ok. Ok. Lo sai che ha più velocità? Con questa rotella qua. Tu lo sapevi già? Sì. Non lo sapevi? No, l'ho scoperto ieri dopo 4 anni. Ascolta, metto la rotella sopra. Prova a tenere premuto lì e gira la rotella. E fa... È assurdo. Ci frulliamo il panino di ciccio qua dentro. Ottima idea. Oh, c'è ancora il pulled pork in frigo che nessuno ha toccato. Ah, il tuo pranzo. Ma infatti andiamo a capire se è ancora buono. Allora è sottovuoto. È sottovuoto, allora è ancora buono. Ma in base a cosa me lo stai dicendo? È sottovuoto. E quindi si conserva di più. Certo, non ci sono tutti i batteri nell'aria. Ah, hai ragione. Allora boh, me lo faccio. Allora, per questi nuovi taste test che vedrete soltanto su Around the Valley. Around the Valley, noi possiamo scegliere il set che ci pare. Perché come vedete, grazie ai comodi bauli che
trovate sullo shop di Space Valley, non è vero? Possiamo andare assolutamente dove ci pare. Andiamo ad assaggiare questa cheesecake. Che non è di Ciccio, ricordiamo. No. È nelle box di Ciccio. Ammetto l'avrei preferita tutta la vita al limone, però è buona. Pingo, cosa ne pensi? Succa. Però è figo aver avuto questo dolcetto oggi, cioè trovo che sia veramente gratis. Ma poi gratis, infatti. Fammi sentire il sotto perché non l'ho ancora sentito. Molto buona. Secondo me Nelson l'ha un po' sbagliato a mandarci. Cosa poteva stare lì 10 secondi? Portiamoli il bancone. Dai. Portiamoli il bancone. Prego Nelson. Che cavolo volete? Grazie ai bauli puoi fare un taste test della cheesecake. Devi essere sincero però, Non ti piace? Ma scusa, a loro piaceva un po'. Non era malvagio. Ovvio, non è la cheesecake più buona che abbiamo mangiato, però non era buona. C'è di yogurt e basta. Non sento il pistacchio. Come no? No, come la consistenza da budino. E il biscotto. Allora, c'è da dire che io e Nick abbiamo un po' dei problemi con gli zuccheri. Cioè, tutto quello. Lui e Nick hanno dei problemi con la sincerità in video quando assaggiano qualcosa. A meno che non sia buono e basta. È buono e basta. Posso dire una roba? Rispondo a questa critica facendovi riflettere su una cosa. Voi che seguite sempre Alessandro Borghese in Quattro Ristoranti, ditemi una sola puntata e me la linkate qua sotto nei commenti. In cui qualcuno ha criticato i dolci di un ristorante altrui. Non è mai successo, perché quando si parla di zuccheri sono tutti felici. Bravo. Ciao Pingo, sono qua per presentarti un balocco al caramello. Mi dispiace. Le uova. Ah, burro. È vero, l'avevo calcolato. Hai sbagliato tutto. Frank, sono qua per presentarti. Ho male al dente. Aspetta, ti posso ancora sorprendere. Signore e signori, non ci crederete mai. Ho male al dente. Panettone. Vabbè, ma è morbido. Vabbè, che schifo. Ah, ho spaccato tutto il weekend di spritz. Di spritz? No, come mai? Ora c'è il panettone. Ce l'avevo. Vecchio, questo ti farà impazzire. Un panettone Gallup al cioccolato bianco e frutti di bosco. Ma facciamo il video. Facciamo un video. Cos'è quella faccia? No, se hai chiesto. Non ho preso nessuno. Quanto ha speso? No, non mi sono preso. Avrò speso tipo 70 euro. E se sono contrari perché sono team Pandoro loro. Nel caso ti schianti. Nel caso mi schianto con questo panettone, lotto con questo panettone. Devi lottare. Era una protesta quella che tu hai appena fatto qua, non ho capito. Metterò a posto. Ma come mettere a posto? È arrivato finalmente, atteso da oltre 2 settimane. Una brutta notizia. Abbiamo una perdita. No. Posso dire che usare il cartone di Amazon è proprio un errore. Allora Gaia, seppur tu abbia scritto fragile qua sopra, direi che non è servito a nulla. Però devo dire che la sorpresa è abbastanza invitante. Aspetta, perché ho anche un bigliettino. Buon Natale Regaz, grazie. A me ho paura che ci avete. Ma vecchio, si sboccia! Vecchio! Ce n'è uno per ognuno. Ah, questi sono per Pingu. Vegan. Questo per Pingu. Vegan. No, non ci credo. Assurdo. Io mi sa che mi prendo al cioccolato. Io e mi sa che prendi i classici. Posso dire che non lo direi agli altri. Aspetta. E se un poi lo scopre smatta a Cesare Nelson. Bello. Dicendo: vi stiamo rubando tutti questi. Potrete riprendermi solamente se guardate questa round. Se non guardate la round, andata. I vostri. Assaggiate questi che sono aperti. Dai, uno assaggiato. Non posso assaggiare quelli aperti, però, Frank. Obiettivamente tu non li mangeresti mai. Cioè, secondo voi un corriere l'ha aperto e l'ha tirato fuori. Certo. Però ha preso tutto lo smog, ha preso tutto il trasporto. Secondo me no. Puoi dirlo che fa schifo. Allora, sapore non è malvagio. Ma mi ha mangiato cantucci buoni fino all'altro giorno. Erano davvero buoni. No, mi tocca dire che non sono il top. Perché non sono croccanti. Non croccano. No, vabbè. Allora posso dire, Frank li aveva portati veramente buoni. Niente, buttare. Buttare dentro. Comunque, grazie mille Giada per averci montato fino adesso. Se non vorrai continuare in questo percorso, ti capiamo. Cioè, nel senso, è lecito. Si chiamerebbe Gaiaton. Ho detto Gaia? No. Ho detto Giada? Ah, come molto buoni. Purtroppo Frank apposta ci ha fatto sentire dei cantucci illegali la scorsa settimana. Perché hanno in sfida. Ma è Gaia che ha detto, ah, ma mi mando io i cantucci buoni. Ah, allora Gaia, mi dispiace, questi sono buoni, ma quella era un'altra grazie, storia. L'hai chiamata Giada anche te. No. È molto buono. Anche i gran pezzettoni di cioccolato. Però decidetevi, perché lui sta dicendo che fanno cagare. Tu stai dicendo che sono buonissime. Ma faccio tutto. È vero, esatto. Continuate a mandarci regali. Siamo troppo
Può essere, concordo. Per me sarebbe giusto se non ci rimanessero più. Non hanno capito che li ha fatti veramente Gaia, non è che li ha comprati, li hanno fatti lei con le sue mani. Però noi che siamo brave persone siamo onesti e diamo un feedback. Io ho detto che sono buonissimi. Anch'io. No. Oh, però posso dire, li ha fatti così bene che pensavamo che fossero comprati. Cioè, nel vabbè, io vado a fare le mie cose. Che figura, Reg. 200 grammi? Troppo pochi. Ma è un brand praticamente. Assurdo. Grazie per aver visto questo round. Vi auguro un piacevole periodo festivo. Ciao.